non ci siamo mai fermati. E come tanti, devo dire, perché anzi abbiamo a volte anche copiato qualcosa da altri, siamo riusciti a stare collegati il più possibile con i nostri ragazzi, anche perché c'era un'esigenza proprio di tenerli vivi e aiutare anche un po' le famiglie. E quindi sul web sono nate tante iniziative, anche tornei che all'inizio erano assolutamente inaspettati e non si poteva neanche pensare di organizzarli, ecco. E adesso abbiamo ripreso dalla settimana scorsa e al Pallone di Vado, che è l'unico posto dove possiamo fare attività in questo momento, coinvolgendo da subito i più grandi la settimana scorsa, ma allargando già questa settimana anche alle fasce più grandi del mini basket. E quindi siamo molto contenti perché la risposta è molto buona. Stiamo, ovviamente, seguiamo tutte le procedure, con sanificazione iniziale, igienizzazione ogni giorno, entrate e uscite da porte differenti, cioè tutto quello che viene richiesto. In un momento così delicato, qual è la vostra richiesta al mondo delle istituzioni? Le palestre scolastiche. In assoluto ci deve essere un'attenzione totale adesso, perché una volta ripartita, diciamo così, la fase estiva attraverso gli EduCamp, attraverso i centri estivi e attraverso le iniziative delle società private come noi, seguendo protocolli, credo l'attenzione totale deve essere sulle palestre scolastiche, perché il 50% dell'attività delle società passa attraverso, utilizzando le palestre scolastiche. Noi stessi abbiamo molta attività attraverso le palestre delle scuole. Già l'anno passato, privati dell'ITIS a Savona, è stato veramente un disastro, abbiamo dovuto riqualificare, ridurre. Quest'anno io spero che si possa non rinunciare, per questioni scolastiche, alle palestre scolastiche per lo sport, e bisognerà trovare delle soluzioni, perché è altrettanto importante che i ragazzi facciano attività. Noi, dopo 2 mesi che abbiamo ritrovato i ragazzi, 2 mesi e mezzo che abbiamo ritrovato i ragazzi in un'attività proprio fisica sul campo, li abbiamo trovati veramente come se non avessero giocato per un anno, una cosa incredibile. E quindi non oso immaginare non poter fare, soprattutto per i più piccoli, dell'attività motoria, perché le palestre scolastiche sono occupate. Quindi l'invito è al CONI, che so che ci sta mettendo grande riguardo su questo argomento adesso, a trovare delle soluzioni con la scuola affinché negli orari possibili ci siano società che possono praticare nelle palestre scolastiche. Ecco, ricordiamo quelli che sono i numeri di una grande famiglia cestistica che vede coperte praticamente tutte le categorie. Sì, io oggi qui rappresento 3 società, che sono Pallacanestro Vado, Amatori Pallacanestro Savona e Scuola Basket Savona. La somma sono quasi 500, 493 per la precisione, tesserati, mini basket e basket, maschi e femmine, con campionati senior, campionati giovanili, campionati eccellenza, mini basket a ogni categoria. E quindi se tu pensi a quel famoso 50% di ragazzi impegnati nelle palestre scolastiche, per noi vogliono dire 250 ragazzi, che a quel punto lì francamente non sapremmo come fare, se non all'aperto, finché non piove o non fa freddo, far attivare, fargli fare attività.